Nelle scorse settimane hai fatto domanda per un alloggio a tariffa agevolata nel diritto allo studio. Presta attenzione alle principali date di pubblicazione delle graduatorie delle residenze. Il 22 agosto verrà pubblicata la graduatoria definitiva degli anni successivi al primo, mentre il 12 settembre verrà pubblicata la graduatoria definitiva dei primi anni. In queste date, se risulterai beneficiario, sarai contattato via email all'indirizzo che hai inserito quando hai presentato la domanda e ti verrà offerto un posto all'interno di una delle residenze del Politecnico di Milano. L'assegnazione dei posti avverrà in base alla disponibilità degli alloggi, alla tua posizione in graduatoria e alla preferenza da te espressa. Ti ricordiamo che l'assegnazione del posto è correlata alla tua effettiva iscrizione al Politecnico di Milano. Dal momento in cui riceverai le mail con la proposta di un posto in alloggio, avrai solo 48 ore per accettare o rifiutare. Se accetterai il posto, sarà tuo. Se rifiuterai, invece, si procederà con lo scorrimento della graduatoria e il tuo posto verrà assegnato ad un altro studente. Fai attenzione, perché si procederà con lo scorrimento della graduatoria e la riassegnazione del posto anche in caso di mancata risposta. Ti ricordiamo, infine, che se non risulti beneficiario al momento della pubblicazione della graduatoria, a seguito delle rinunce potresti comunque essere contattato nei giorni successivi. Anche in questo caso avrai a disposizione 48 ore per accettare o rifiutare il posto in alloggio, ricordandoti che la mancata o l'erronea risposta equivarranno al rifiuto del posto. Per ulteriori informazioni ti invitiamo a visionare il bando pubblicato sul sito di Ateneo.